Ciao ragazze, bentornate. Questo è un video tag ed è il video tag su tutto su di me. Mi piaceva questa tipologia di video, io l'avevo visto nel canale di Eleonora. Le mando un grossissimo bacione e lascio il link al suo canale qui sotto. Le domande io ce l'ho lì, quindi se vedete che guardo di lì sono le domande. E niente, iniziamo subito perché è abbastanza lungo, sono 50 domande. La prima domanda: che cosa stai indossando? Allora, indosso, vi faccio vedere, non vi spaventate quanto sono grassa. Allora, sto indossando questa magliettina di cannella, poi un paio di jeans normalissimi e poi ai piedi queste scarpe così abbastanza primaverili, eccetera, eccetera. Passiamo subito dopo questa scena. Sei mai stata innamorata? Sì, tante volte. Sì, tante volte di qualche mio ex ragazzo, sì, anche tanto. E 3. Hai mai avuto una brutta rottura? Sì, anche l'ultima che ho avuto con il papà della mia bambina, è stata una bruttissima, bruttissima rottura. Forse la più brutta, nella mia vita. E 4. Quanto sei alta? 1,65. 5. Quanto pesi? non lo so esattamente il peso preciso, non lo so. Diciamo che secondo me sono tra i 60 e i 70. Hai qualche tatuaggio? Sì, ne ho 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6 tatuaggi, neanche lo so più, 6, mi sembra 6 tatuaggi, qualche piercing, sì, ce l'avevo all'ombelico, solo che l'ho tolto quando sono rimasta incinta e poi ne avevo uno qui, che però non uso più, è quello sulla pancia, all'ombelico, diciamo che non lo metto più perché sarebbe osceno con la pancia che ho. Coppia nella finzione, Carrie e Mr. Big. Fantastici, cioè io amo Sex and the City, quindi Carrie e Mr. Big. Show preferito, ne ho tanti, mi piaceva Clio Makeup, mi piaceva, non so se si può definire show, non lo so, comunque boh, mi piacevano quelle cazzate tipo le sorelle Kardashian, il reality sulle sorelle Kardashian, oppure non lo so. Ma come ti vesti? Non so se sono show, questi più sono programmi, boh, non lo so, comunque te cazzate qui molto 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 leggere che guardo così, oppure non ditelo alla sposa, queste cavolate che passano così in televisione abbastanza leggere dove magari mi posso fare anche due risate. Band preferita? Ma non lo so, allora, a parte che a me piace molto molto la musica reggae, mi mette tanta tanta allegria, però proprio una band, cioè diciamo che sono cantanti preferiti, tipo vabbè, Bob Marley, oppure Buju Banton, cioè non lo so, così, cantanti comunque sempre di quel genere musicale. Poi, qualcosa che ti manca? Un lavoro? Un lavoro. Canzone preferita? Cioè non le ho neanche lette prima le domande, quindi me le potevo leggere prima così me le preparavo. La canzone preferita? Non lo so, sicuramente una di Carmen Consoli sarà, perché a me piace tanto Carmen Consoli, ma ora non me ne viene in mente neanche una. Però, boh, non lo so, una canzone preferita.
Anzi, no, la canzone preferita è di Mia Martini con Roberto Murolo ed è Come si fa? Comunque, quella. Oppure, vabbè, anche di Mia Martini me ne piacciono tantissimo, tipo Minuetto, oppure, cioè. Tante, ce ne sono tantissime, oppure una canzone che mi ricorda tantissimo la mia adolescenza e diciamo il mio primo amore sarebbe Solo per te degli Articolo 31, ce ne sono tante canzoni che mi piacciono. Comunque, quanti anni hai? Il 12 maggio ne ho fatti 32. Segno zodiacale, Toro, ascendente Bilancia. E, qualità che cerchi in un partner? Allora, deve essere sincero, rispettoso e mi deve amare tanto. Cioè, io voglio il principe azzurro, cioè quello che non esiste. Vabbè, sono un'inguaribile romantica. Citazione preferita, mantenetevi folli ma comportatevi da persone normali, di Paolo Coelho, del libro Veronica decide di morire, fantastica. Se no c'era anche un'altra frase che mi piaceva, che era scritta su una borsa delle Pandorine, che ora non ricordo bene, però dovrebbe essere: la gente vede la follia nella mia colorata vivacità, ma non vede la pazzia nella loro. Non me lo ricordo, non vede la pazzia nella loro, insomma, monotonia, una cosa del genere. Comunque, no, mantenetevi folli ma comportatevi da persone normali. Questo è sicuramente il mio motto di vita. Attore preferito, vabbè. Brad Pitt numero 1 e Johnny Depp numero 2, cioè ragazze, che ve lo dico a fare. Sono anche belli e bravi, cioè, hanno tutte e due le qualità. Poi, non guardate il mio profilo da Cleopatra, vabbè. colore preferito, rosso e tutte le sue sfumature fino ad arrivare al fucsia, viola, comunque quello, rosso, fucsia, diciamo che quelli sono i miei due colori preferiti. Musica ad alto o a basso volume? Alto volume, se la devo sentire tipo in macchina, mi piace ad alto volume, tranne però non una cosa troppo alta, no, da tamarro no, però a casa mi piace la musica, sentirla, ecco. Dove vai quando sei triste? A casa, da nessuna parte, a casa, a casa. Quanto tempo impieghi per farti la doccia? Allora, quella che faccio quotidianamente, io ogni mattina faccio la doccia, ci metto 2 minuti proprio, cioè entro sotto la doccia, mi insapono, mi sciacquo ed esco, cioè senza lavare i capelli. Quando lavo i capelli una volta a settimana, ci metto un po' e ti fai lo scrub e ti depili, diciamo che ci metto una mezz'ora abbondante. E quanto impieghi a prepararti la mattina? Una mezz'oretta in tutto, diciamo, sì, una mezz'oretta ce la metto, anche 3 quarti d'ora forse, anche se la doccia dura 2 minuti, però tutto il complesso ci metto, una mezz'oretta ce la metto sicuramente. Cioè, però io sto calcolando anche la colazione e tutto quanto, hai fatto mai una rissa? Sì, quando ero piccola, sì, più di una, cioè, con una ragazza una volta, facevo il primo superiore, sono passata, mi ha insultato e io ho menato. No, prima era andata a parlarci, lei mi ha spinto e io ho menato. E poi un'altra volta, cioè diciamo che la rissa non è mai partita da me, però sì, un'altra volta, però rissa, insomma, vabbè, sì, rissa, sì. 2. Cosa ti accende? Le persone simpatiche, le persone solari,
le persone romantiche, il corteggiamento, sì. E la cosa ti spegne? La mancanza di rispetto. Quando una persona ti manca di rispetto è l'arroganza, questo, no, proprio no. qualche motivo, per quale motivo hai aperto il canale YouTube? Niente, vedevo le ragazze su YouTube, mi piaceva questo mondo, mi piacevano tutte queste cose che facevano, parlavano, e quindi ho detto, ma perché non aprirlo anche io? Poi l'ho aperto anche in un periodo abbastanza. Diciamo che l'ho aperto quando stavo a Roma e la storia stava quasi per finire, quindi mi ha aiutato anche tanto avere questo canale, insomma, per questo motivo. Paure? Sì, degli insetti, tantissimo. Ho tanta paura degli insetti, ultimamente soffro anche un po' di vertigini. E poi paura, ovviamente, che insomma, possa succedere qualcosa alla mia bambina, ma penso che queste un po' tutte le mamme, no? L'ultima cosa che ti ha fatta piangere, mia figlia che cantava la canzone di Peter Pan, quelle nuove avventure di Peter Pan, direi io, mia figlia che la cantava, mia figlia ha 1 anno e mezzo, si chiama Rosa, e cantava la canzone, mi sono commossa, perché ancora parla pochino, no? Quindi sentirla cantare, ora mi commuovo anche ora, mi ha fatto commuovere. L'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno, stamattina quando ho accompagnato mia figlia all'asilo, le ho detto ti amo come sempre, io glielo dico sempre a mia figlia che la amo. E il significato del tuo nome su YouTube, Robby, io mi chiamo Roberta, Ro, Rosa, Robby, Ro sarebbe Robby, io, Ro, Rosa, mia figlia. L'ultimo libro che hai letto, sto leggendo per la verità, il libro di Paolo Coelho, Aleph, che è bellissimo, l'Aleph, io amo Paolo Coelho. Libro che stai leggendo in questo momento è questo. L'ultimo show che hai visto nei lab sabato scorso è questo. Se è uno show, non lo so, non vedo show. L'ultima persona con cui hai parlato, mia sorella, neanche 10 minuti fa, prima di iniziare questo video, al telefono. Che relazione c'è con l'ultima persona con cui hai scritto? Ti sei iscritto? Mi sono scritta su WhatsApp con una mia amica Valentina, ed è una mia amica. Cibo preferito? Vabbè. Allora, diciamo che amo il cibo italiano, vabbè, lo amo, la pizza, la pasta, pasta. però amo anche il cinese, il giapponese, il thailandese, malese, diciamo che un po' tutto. Diciamo che sono una buona porchetta e si può vedere anche dalla mia tazza. Posto che vuoi visitare Parigi e New York. L'ultimo posto in cui sei stata? Thailandia, quando avevo 18 anni? Praticamente. Hai mai avuto un incidente? Sì, col motorino, quando ero piccola, e uno con la macchina da più grande, però non sono stati incidenti gravi. L'ultima volta che hai mai baciato qualcuno, stamattina mia figlia. L'ultima volta che sei stata insultata? Non lo so, forse quando ho litigato l'ultima volta col papà della bambina, no, ma non mi ha insultata, quindi no, non lo so. quando mi sono lasciata con il papà della bambina, diciamo a novembre. Gusto di caramella preferito? Mu. Che strumento suoni? Nessuno, non ho mai suonato nessuno strumento.
Pezzo preferito di gioielleria, orecchini, bracciali e anelli, tutti? No, vabbè, bracciali diciamo e anelli sono quelli che preferisco e quelli che comunque metto su sempre. L'ultimo sport che hai praticato? Box. L'ultima canzone che hai cantato? Ieri cantavo una canzone di un cartone animato di mia figlia, ma ultimamente sto cantando soltanto le canzoni di mia figlia oppure quelle di Noemi. Non mi ricordo come si chiama, però qualcuna di Noemi probabilmente. Favorite chat line, WhatsApp? C'è una chat? Non sono in chat. L'hai mai usata? WhatsApp? Sì, ma chat veri e propri tipo Messenger, queste se no, no. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno? Ieri con mia sorella siamo andati al parco con i miei nipoti e mia figlia. Chi potrà rispondere a queste domande? Dopodiché, tutte quelle che ne avranno voglia, ragazze. Tutte quante, perché a me questo video mi piace guardarlo. Ora vi mando un bacione grandissimo perché non voglio che questo video duri mezz'ora. Vi saluto, vi mando un bacio e fate questo video perché è bellissimo ed è super divertente. Un bacio, ciao!